Editoradio. Editoradio. Parola ad Umberto Chiariello. E prendiamola questa scala per il paradiso, Stairway to Heaven delle Zeppelin, come tappeto nel nostro discorso. Il nostro discorso verte ovviamente sull'unico obiettivo rimasto al Napoli, l'Europa League. Ma io penso che Ancelotti stia facendo un all-in non voluto ma dovuto, perché il Napoli ha rotto in campionato come fa un calesse di un Gran Premio d'Impica. C'è una rottura del cavallo nel mantenere il passo. La Juve è volata a più 18, siamo di nuovo a distanze siderali. Benitez vinse due coppe, ma arrivò a 24 punti per due volte di seguito dalla Juventus, quando Mazzarri l'aveva tenuta dietro con la Juve due volte settima. E poi è arrivato Sarri, che al primo anno ha provato a vincere lo scudetto, ma la Juve, che era partita malissimo, rimontò fino al gol di Zaza e alla fine vinse di 9 punti. E riducemmo il distacco. L'anno dopo fece terzo, ma a 5 punti dalla Juve, che gestì però il campionato. E l'anno scorso, diciamolo, eventi esterni ci hanno fatto arrivare a 4 punti. Stare ora a 18, con la possibilità di superare di nuovo i 20 punti, francamente, e lo devo dire al mio amico Peppe Iannicelli e a tutti coloro che fanno un discorso che il Napoli quest'anno già sta facendo meglio di Sarri dell'anno scorso, che è un discorso secondo me non onesto intellettualmente. Perché se una squadra non ha l'obbligo di vincere come il Napoli, perché non è la Juventus, non è il Barcellona, non è il Real Madrid, ha almeno un obbligo, quello di competere. E se tu competi fino alla fine e non vinci, hai comunque fatto il tuo dovere, perché hai fatto sognare i tuoi tifosi. Ma se tu e i tuoi tifosi propini spettacoli come quello di Reggio Emilia di ieri e dopo ti lamenti che non ti vengono a vedere, secondo me ti contraddici. Perché se tu arrivi secondo a 20 punti dalla Juve, ma mi dici che emozione hai dato ai tuoi tifosi? E allora c'è un solo obiettivo, l'Europa League. Testa a Salisburgo, perché non è affatto finita, anche se 3-0 è un bel margine. E poi bisogna giocare per arrivare perlomeno a Baku. Altrimenti questa stagione, non dico che sia fallimentare, ma mediocre lo diventa senz'altro.